La Ternana si conferma rullo compressore fra le mura amiche. Ieri è toccato al Giulianova perdere in casa della squadra rossoverde con il risultato di 2-1 grazie ad una accelerazione improvvisa dei rossoverdi nei primi minuti iniziali nella ripresa. Primo tempo piuttosto opaco da parte dei rossoverdi, troppo nervosi e troppo condizionati dalla importanza della posta in palio. Poi nel secondo tempo tutto più facile con la Ternana praticamente a spadroneggiare proprio grazie alle accelerazioni nei primi minuti di gioco del secondo tempo. Dopo questo risultato la Ternana è ancora sì seconda in classifica, ma ha distanziato di 2 punti l'Andria, che ieri è stata sconfitta a San Marino. Sicuramente una giornata dunque importante dal punto di vista della classifica per i ragazzi di Tobia. Siamo alle immagini del secondo tempo, il rush che permette alla Ternana di vincere il Giulianova già nei primi secondi di gioco. Questo bel tiro di Caritano viene parato con difficoltà dal portiere, poi c'è Catto che tenta la conclusione e dunque al secondo minuto la bellissima realizzazione di Gabriellini, di nuovo al gol dopo tanto tempo di digiuno, servito da questo stupendo assist di Eritreo. Ecco il gol dell'1-0 firmato da Gabriellini. Per il rientrante centravanti rossoverde si è trattata della quarta realizzazione personale in questo campionato. Nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro che la Ternana concede subito il bis. Palla scodellata nella tre quarti difensiva della Ternana, rinvio di testa di Strano e palla in movimento per Garritano che si invola verso l'area, viene messo giù dal numero 4 giallorosso. Rigore ineccepibile per l'arbitro che ieri finalmente ha offerto alla Ternana sprazzi di buona direzione dopo il periodo nero del signor Cinciripini. Ecco la realizzazione molto bella di Paolo Doto su calcio di rigore. Doto arriva invece a quota 11 per quanto riguarda le realizzazioni in questo campionato e si conferma essere capocannoniere della Ternana. C'è ancora la possibilità per arrotondare il punteggio, ci mette lo zampino il portiere e anche un difensore con un fallo di mano non rilevato dall'arbitro. Ancora un fallo di mano che poteva dare alla Ternana un nuovo calcio di rigore, ma questa volta l'arbitro non se l'è sentita di inferire sugli abruzzesi che trovano una spinta d'orgoglio negli ultimi 5 minuti della gara. Bellissimo il calcio di punizione di Damiani che si infila sotto il 7 e batte il portiere Renzi. Qualche istante di paura ma anche di gioia, non solo per il risultato ma anche per il rientro in campo di Sossio Perfetto. Dopo 9 mesi il giocatore ha fatto il suo esordio praticamente in campionato e ha avuto anche l'occasione per mettersi in mostra con questa azione sventata dal portiere. Dunque 2-1 della Ternana contro il Giulianova, seconda posizione in classifica per la squadra rossoverde, e domenica prossima c'è la insidiosa trasferta di Fano.